Eccoci ancora in diretta con STEP, il format di Confindustria Toscana Sud dedicato all'economia dei nostri territori. Oggi in studio ci ha raggiunto e do quindi il benvenuto al presidente della sezione metalmeccanica, Carlo Locatelli. Ben trovato, Carlo. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, metalmeccanica sarà l'argomento principale di questa puntata, così come avete già visto anticipato dai nostri social, un'analisi a tutto tondo di un settore nevralgico del nostro paese, settore nevralgico anche per i nostri territori, Siena, Arezzo, Grosseto. E infatti non saremo solo io e Carlo a raccontarvi i numeri e lo status quo di questo ambito industriale, ma collegati con noi da Arezzo e Grosseto i colleghi di Carlo, i vicepresidenti della sezione. Diamo a Carlo il benvenuto. Sì. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Buongiorno Sara. Buongiorno a Daniele Gualdani e buongiorno ad Andrea Fratoni. Allora, dunque Carlo, iniziamo insieme ai tuoi colleghi a fare un po' una fotografia. Tra l'altro poi ci concentreremo molto su un tema che è quello della carenza delle materie prime, ma lo faremo nella seconda parte della puntata. Iniziamo proprio a fare un focus generale. 2020, l'anno della pandemia, 2021, un anno ovviamente ancora più difficile, non siamo ancora usciti dalla pandemia, questo è chiaro, però è chiaro altrettanto che la metalmeccanica in Italia ha retto bene e i numeri parlano chiaro anche nei nostri territori. Inizierei da qua. Sì, Virginia, tutto vero, credo necessario un paio di premesse. La prima premessa è che io la ricordo sempre, la sezione della metalmeccanica è una sezione che è molto eterogenea nella tipologia di aziende che la compongono, nei numeri, nei prodotti che vengono messi sul mercato. Si va semplicemente da chi fa software, a chi fa costruzione di macchine, a chi più semplicemente fa e produce lavorazioni più tradizionali, penso alla lavorazione dei metalli e delle lamiere in generale. Quindi, è uno specchio abbastanza per questo nell'indicazione, nel ragionamento che stavi facendo, sicuramente è un campione abbastanza credibile. Sì, veniamo, e questo ce lo ridiciamo sempre, da un anno poco come dire, da dimenticare, o speriamo di dimenticarlo presto. I numeri sono impietosi a livello di prodotto interno nazionale. Però, se il comparto dell'industria perde intorno al 16-17% nel corso del 2020, la metalmeccanica perde un po' meno perché ha perso il 13,5%. Quindi vengo dietro a quello che era un po' la tua indicazione. Anche i nostri territori sono perfettamente in linea con questo trend. Ovviamente qualche segnale di ripresa c'è, nel senso che anche a livello di comparazione fra i primi 2 mesi del 2020 e i primi 2 mesi del 2021 c'è un segno negativo, ma è un segno negativo molto relativo perché si parla di un 2% circa, mentre l'industria nazionale perde il 4,6%. Quindi ti confermo quello che hai detto partendo, che effettivamente la metalmeccanica, un po' per la sua eterogeneità, un po' perché comunque lavoro sembra esserci, sta recuperando rispetto all'anno brutto del 2020. Ecco, questo sì, lo confermo. Allora, andiamo ad allargare la nostra analisi, spostiamoci anche negli altri territori, partendo da Andrea, da Grosseto. Una fotografia intanto della vostra realtà nel 2020 e poi un po' del comparto del territorio grossetano. Sì, scusate, ma io ho sentito male la domanda, non so se Daniele sente Sì, bene. noi ti sentiamo bene. Ti dicevo un po' una fotografia dell'anno 2020 per quanto riguarda la tua azienda e in generale, diciamo, la situazione nell'ambito delle aziende metalmeccaniche nel Grossetano. Sì, allora dunque, nel 2020 devo dire che la nostra azienda è andata
andata abbastanza bene, nonostante tutte le difficoltà. Abbiamo avuto un fatturato soddisfacente. Logico che dal primo trimestre del 2020, quando appunto c'è stata scoppiata questa pandemia, tutte le pianificazioni sono state un po' scombussolate. Noi siamo riusciti ad andare avanti se con difficoltà, con continuità, anche perché eravamo con un codice Ateco che ci permetteva di non interrompere la nostra produzione. Invece dopo qualche mese abbiamo avuto da subito, e questo penso un po' tutte le realtà, difficoltà nella pianificazione della supply chain, ovvero degli approvvigionamenti. Questo perché è iniziato un aumento del costo delle materie prime sicuramente, e una difficoltà nella pianificazione, proprio perché i materiali iniziano a scarseggiare, e anche un aumento dei costi della logistica. E questo per le aziende manifatturiere del territorio, ma un po' anche del territorio nazionale, che sono l'elemento chiave per iniziare qualsiasi tipo di produzione, è un vincolo che ti può danneggiare. Noi abbiamo da subito, noi intendo come azienda, abbiamo da subito cercato di fare un po' di magazzino, un po' di stock. Questo ci ha permesso di avere un polmone, però la filiera comunque si è bloccata, ovvero fornitori e clienti. Bloccandosi la filiera abbiamo avuto questa doppia problematica. Stock importante delle materie prime e non potevamo consegnare i prodotti finiti perché anche il nostro cliente, invece, per le commesse che sono subentrate, ovvero le commesse che sono entrate in corso del 2020 e inizio 2021, lì abbiamo avuto il problema contrario: non trovavamo i materiali per costruire. Questo poi si è aggiunto, si è sempre più aggravato, perché c'è stata una corsa appunto a quella agli approvvigionamenti, e ha inchiodato tutta la filiera, e ancora ad oggi subiamo queste conseguenze e facciamo molta fatica anche con il nostro cliente e con i nostri fornitori e subappaltatori a mantenere quelle che sono le pianificazioni. È molto difficile anche pianificare, è molto difficile mantenere i prezzi che sono stati concordati magari con il cliente e con il fornitore anche una settimana fa, perché i materiali principali, ovvero rame che ha raddoppiato, l'acciaio, l'alluminio, hanno avuto tutti degli aumenti di costi in doppia cifra, e anche i tempi di approvvigionamenti sono diventati imprevedibili. E la cosa diciamo ancora più gravosa è che non abbiamo una pianificazione, non abbiamo una previsione, non possiamo fare uno scheduling. Grazie per questo primo intervento. Allora, da Grosseto ci spostiamo ad Arezzo. Il tuo focus, innanzitutto partendo dalla tua realtà, tra l'altro una realtà che si occupa molto di tecnologia, e poi un po' in generale sul territorio. Buongiorno a tutti. Il nostro 2020 è stato un anno un po' particolare, perché essendo comunque la nostra azienda, anche se metalmeccanica, comunque legata nel settore moda, nella filiera del settore moda, che come tutti sappiamo il settore moda è stato uno dei più colpiti, ma non tanto per un calo delle vendite, che poi in realtà, come abbiamo visto, i numeri di molti brand sono stati meno negativi di quelli che non si pensava, quanto il fatto che, interrompendo per il lockdown di 6 settimane di fatto la produzione, di fatto sono saltate le collezioni, perché è chiaro che se io devo consegnare un qualcosa che va all'estivo deve arrivare ai negozi in un tempo abbastanza anticipato, perché questa cosa possa essere negozi prima dell'estate, che chiaramente al momento che salta quelle famose 6 settimane di lockdown, salta tutta la programmazione, che di fatto la mancanza di produzione che ha risentito della filiera moda è stata fatta che i brand hanno fatto un salto di stagione. Chiaramente avevano anche loro dei bei magazzini, e con quello hanno compensato e fatturato, che chiaramente se guardiamo i numeri sono dissintoni, cioè chi produce nel settore moda ha avuto delle performance di perdita di fatturato molto importanti, in realtà il settore moda se l'è cavata abbastanza bene. Ora c'è una forte ripresa produttiva e, come anticipato dai miei colleghi, stiamo un po' pagando in questo caso l'aumento delle materie prime. La differenza qual è?
Ecco, che essendo la nostra una filiera, diciamo, made in Italy, di fatto, a meno da un punto di vista degli approvvigionamenti, grossi problemi non ci sono, perché comunque è una filiera corta, è tutta praticamente una filiera a chilometro zero, in cui in pochi chilometri si riesce a far tutto. Ecco, che materie prime e semilavorati non mancano in quantità, ecco, però c'è un problema sicuramente di aumento dei costi delle materie prime originali, che in qualche maniera ne stiamo risentendo tutti. Ecco, però da quel punto di vista, ecco, in quel senso lì la filiera moda esce un po' più tutelata da queste dinamiche della mancanza dell'approvvigionamento, proprio perché è una filiera italiana, insomma, ecco, è chiaro che se... Chiarissimo il messaggio. Allora, okay. Già da questi primi interventi, Carlo, tu e dei tuoi colleghi, dei tuoi vicepresidenti, capiamo ovviamente come te giustamente sottolineato, quando si parla di metalmeccanica si parla di un settore estremamente eterogeneo. Però c'è un dato che mi sembra comune, cioè la reazione degli imprenditori del settore è stata molto forte perché la sfida non era facile. È chiaro che ci sono stati dei settori che sono stati completamente messi al palo, pensiamo al settore del turismo, quindi, però anche nel vostro caso la reazione è stata pronta. Quindi ci dai un po' un inside da dentro, nel senso, quando ovviamente un'impresa si trova a dover fronteggiare un mondo così sconvolto, soprattutto imprese come le vostre che lavorano poi con tutto il mondo. Sì, allora la considerazione che fai è giustissima, è però da legare a una metafora che è quella della macchia di leopardo. In effetti anche all'interno della metalmeccanica stessa ci sono delle aziende che ancora hanno difficoltà, ancora in minor parte rispetto ai periodi da lockdown, diciamo così, fanno ricorso alla cassa integrazione, però diciamo che tendenzialmente una reazione c'è stata. Ci sono dei settori, mi viene in mente quello della camperistica in Val d'Elsa, che proprio ieri sul Sole 24 Ore aveva una pagina tutta dedicata, che sta prendendo, oramai da diversi mesi ha preso il volo, e anche loro lamentano, le aziende valdelsane, quindi i gruppi principali legati a Poggi Monzi, ma insomma alla Valdelsa in generale, lamentano questa difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime, che non sono semplicemente materie prime, ma sono anche dei semilavorati. Pensavano a cerniere, a componentistica del mobilio, insomma cose che ovviamente sono legate anche a delle importazioni. Quindi il respiro che ha questa problematica è sicuramente un respiro internazionale. Anche perché poi alla fine i mercati di sbocco delle nostre aziende, come dicevi, sono principalmente legati all'export, e qui mi viene abbastanza facile ricordare le difficoltà, oltre quelle legate all'aumento dei costi di spedizione, legate all'aumento dei noli marittimi piuttosto che semplicemente al costo dei container, le difficoltà che stanno vivendo tutte le aziende che fanno installazioni all'estero nel movimentare tecnici e personale specializzato. Questo purtroppo è un accrescimento, oltre che dei costi, anche dei tempi, perché ovviamente far fare un lavoro partendo da una quarantena, lavoro una settimana e rientro in quarantena, vuol dire che a fronte di 4-5 giorni di lavoro effettivo perdiamo un tecnico per una settimana, per un mese, pardon. Però la reazione c'è stata, è sicuramente più difficile di prima lavorare, però ecco, il fatto di avere un mercato molto ampio, che non è solo un mercato locale, ci permette anche di cogliere tante opportunità che vengono dal mondo intero. A proposito di mondo intero, ricordiamo, perché è sempre bene i nostri primati italiani difenderli, visto che gli italiani sono sempre bravi invece a criticarsi, l'Italia è il secondo paese manufatturiero in Europa, secondo solo alla Germania, e ovviamente chiaramente, diciamo sempre, con uno zaino sulle spalle di ogni imprenditore molto più complesso per burocrazia, costi del lavoro, e quindi veramente il merito e il plauso agli imprenditori legati al mondo della metalmeccanica, della produzione, per questo primato mantenuto anche in
questo ultimo anno. Allora, noi abbiamo un piccolo break pubblicitario, diamo la linea a Sergio alla regia per poi tornare insieme a Carlo e ai vicepresidenti della sezione metalmeccanica di Confindustria Toscana Sud per questa puntata proprio dedicata al mondo dell'industria. Eccoci rientrati in diretta dagli studi di Canale 3, partner tecnico della nostra trasmissione, puntata oggi dedicata al mondo della metalmeccanica. Siamo con Carlo Locatelli, collegati con noi, vicepresidente della sezione da Arezzo e da Grosseto. Allora, la metalmeccanica italiana che è riuscita a reggere l'anno 2020 con un calo inferiore a tutti gli altri settori economici del nostro territorio. L'abbiamo detto in apertura di puntata, ovviamente il settore metalmeccanica per Confindustria è estremamente eterogeneo, quindi non abbiamo la presunzione di fare un focus sulle tantissimi ambiti in realtà all'interno. Vogliamo però adesso concentrarci in questa seconda parte della nostra chiacchierata insieme su quella che invece, ahimè, è un'emergenza molto trasversale, l'abbiamo già un po' accennata all'inizio della puntata, la carenza delle materie prime. Tra l'altro, Carlo, insieme ai tuoi colleghi, insieme anche al collega Alessandro Tarquini, che lavora al tuo fianco all'interno della sezione, avete dedicato un seminario proprio a questa tematica. Ci fai un po' un punto, poi sentiamo anche Arezzo e Grosseto. Sì, abbiamo organizzato la settimana scorsa, indicativamente, non mi ricordo nemmeno il giorno, però indicativamente abbiamo organizzato questo seminario che veniva dall'esigenza delle aziende, quindi abbiamo cercato di dare una risposta a quelle che sono le difficoltà delle aziende della sezione. In realtà, e questo mi ha fatto molto piacere, non hanno partecipato solo le aziende metalmeccaniche, ma c'erano anche aziende rappresentative di altre sezioni e di altri comparti. Proprio perché il problema dell'approvvigionamento è diventato un problema condiviso anche con altre produzioni. Ovviamente bisogna fare una retrospettiva, velocissima però, una retrospettiva su quello che è stato l'anno 2020 e sulle azioni che a livello macroeconomico alcuni paesi hanno fatto, nel senso che finita la fase acuta legata alla primavera del 2020, alcune nazioni, le principali ovviamente Cina e Stati Uniti, hanno iniziato, per favorire quella che sarebbe stata poi una ripresa delle attività economiche, a approvvigionarsi di quelle che erano le materie prime utili alla trasformazione dell'industria. Addirittura la Cina, che a livello di è sempre stato un paese esportatore di queste materie, ha iniziato a importarle, quindi creando una crescente domanda a livello mondiale. Parliamo di materie prime legate alla meccanica, quindi semplicemente acciaio, nickel, rame, che hanno veramente più che raddoppiato i prezzi di acquisto. La difficoltà successiva a questa dinamica parla di tempi di consegna, perché oggi ordini che venivano evasi in poche settimane, oggi si parla di 6-8 mesi, e quindi capite l'interruzione che questo può creare a livello di ciclo produttivo. Ovviamente l'Italia, che storicamente è un paese che non ha disponibilità di materie prime, si trova ancor più sotto il fuoco di questa problematica, e probabilmente aver gestito nei mesi passati, mi viene in mente riguardo all'acciaio, in maniera diversa le problematiche legate al più grande polo produttivo di Taranto, in maniera diversa forse avrebbe potuto in qualche maniera agevolare questo percorso. Però ripeto, è una problematica che non riguarda solo la meccanica, ma riguarda, ricordo alcuni interventi di colleghi all'interno del seminario, riguarda semplicemente chi fa maglieria piuttosto che altri settori, quindi è veramente una problematica a 360 gradi. Trasversale. Allora, rispostiamo da Andrea a Grosseto, perché abbiamo fatto il focus dell'anno che è stato. Il 2021 come si sta prospettando, Andrea, per il vostro settore?
non si sta prospettando, nel senso che viviamo abbastanza con una pianificazione che muta, perché come dicevo anche prima, facciamo fatica a mantenere una pianificazione da una settimana all'altra, perché io in azienda mi occupo della parte della direzione acquisti, sia dell'azienda italiana che dell'azienda statunitense, e vedo che da un giorno a un altro dobbiamo comunque variare le nostre strategie, perché io ad esempio una cosa che ho iniziato a fare e a trasmettere anche ai buyer della nostra azienda è quella di utilizzare anche delle app che spesso sono utilizzate per il trading, crearsi un link di conoscenze di persone anche a cui rivolgersi che sono proprio di quelle del trading, del mondo della finanza, perché c'è un'attenzione, un monitoraggio giornaliero dei costi e dei prezzi dei vari materiali, perché io credo che le aziende manufatturiere che acquistano componentistica, e come abbiamo detto prima, la componentistica per esempio elettromeccanica è composta da parte in plastica, parte in metallo, che hanno subito tutti uno sconvolgimento, facciamo fatica a prevedere la consegna delle materie prime, figuriamoci dei semi lavorati e dei prodotti finiti. Quindi noi che produciamo dei prodotti finiti, che consegniamo al nostro cliente nei vari impianti, abbiamo una grandissima difficoltà a mantenere le date pianificate, e questo ci fa anche un po' paura, perché sono spesso legate a delle penali importanti, perché lavoriamo con delle multinazionali come i miei colleghi, e quindi anche se sono eventi cause di forza maggiore, poi quando viene fatto un contratto che magari è stato stipulato mesi prima, vince chi ha più potere, più forza. Le piccole e medie imprese, per non dire delle piccolissime imprese, fanno molta fatica, già la facevano prima. Io una cosa che mi dispiace è vedere che ancora in questi momenti in cui dovremmo veramente serrare ranghi a livello proprio di nazione, anche a livello politico a volte discutano su delle tematiche che sono più legate a delle propagande elettorali. Questo secondo me non ha senso, perché creano anche delle aspettative, distorgono la realtà, le informazioni. Non bisogna concentrarsi nel risolvere il problema, nell'uscire da questo tunnel coesi, da fare sistema tra le aziende, le associazioni di categoria e anche la parte politica. Noi siamo vicino a Piombino, ad esempio, prima Carlo diceva dell'acciaio, noi abbiamo qui un'acciaieria che praticamente ha in cassa integrazione dal 2014 i propri dipendenti. Ci sono delle lotte sindacali, ancora ad oggi non abbiamo, ci sono stati vari passaggi di proprietà, e la Piombino ancora oggi è al tavolo di discussione, ma non c'è un'idea chiara, c'è la prospettiva, diciamo, di un subentro da parte dello Stato, come è successo anche nell'Ilva di Taranto, ma non è chiaro, viene rimbalzata nel corso degli anni, e insomma questo fa capire un po' anche come la situazione in generale. Un esempio emblematico, noi lavoriamo con l'acciaieria di Piombino, lavoriamo con l'acciaieria di Taranto, e sinceramente stiamo da un giorno a un altro, una settimana a un'altra, a leggere sul giornale subentra lo Stato, non subentra, è cambiato il proprietario, si investirà, verrà fatto un forno, non verrà fatto, insomma. Questo non è sicuramente è emblematico di un po' di confusione, di spostare. Io quando sento dire che si parla del coprifuoco fino alle 10 alle 11, con tutto il rispetto anche per le categorie a cui fa la differenza un'ora, però io penso che quei dibattiti politici siano legati anche a battaglie ideologiche più che con il fine della risoluzione del problema.
Chiarissimo il punto. Allora, spostiamoci adesso nuovamente su Arezzo per approfondire il tema della filiera della moda, che ovviamente nel nostro territorio, in particolare nel territorio arettino, ma a livello italiano ovviamente è una colonna economica importante. Il 2021 come si sta prospettando? Sembra quindi un po' una rincorsa a recuperare il tempo perso, è così? Sì, assolutamente sì, Virginia. La volontà del settore è di riprendersi gli spazi che avevamo prima del Covid. Chiaramente torneremo, il settore moda tornerà a livelli ante Covid, al momento che le persone potranno tornare a viaggiare liberamente in tutto il mondo. Cioè, comunque il vero motore del settore moda è le persone si spostano, perché fondamentalmente il settore è pronto alla ripartenza, è pronto a riprendersi i suoi spazi. Sono stati fatti grandi investimenti, perché comunque le aziende, almeno nel settore nostro, sia delle più grandi che più piccole, hanno continuato a investire anche grazie agli aiuti 4.0, che comunque è stato uno stimolo importante in tutta la nostra filiera, perché comunque era un incentivo a continuare a investire. Che chiaramente ci manca solo il quando, perché chiaramente a gennaio, quando è stato l'annuncio dell'arrivo dei vaccini, chiaramente eravamo più positivi su il quando sarebbe finita questa situazione. Ecco, secondo me oggettivamente, essendo quasi a giugno, siamo ancora abbastanza indietro, però comunque siamo vicini, ecco, e lì sarà la vera ripartenza. Sul discorso invece approvvigionamento dei semilavorati, delle materie prime, mi sento un po' che secondo me in questo momento il paese ha un'opportunità di trasformare un problema per l'appunto in un'opportunità, ovvero abbiamo deciso di delocalizzare in passato tante cose all'estero, tante lavorazioni di alcuni semilavorati, perché era conveniente così. Ecco, secondo me un po' la politica industriale, in cui sicuramente gli imprenditori devono essere coinvolti, ma anche le istituzioni, dobbiamo pensare di riportare all'interno del paese delle produzioni di alcuni semilavorati che facevamo all'estero. Questo perché ci accorcia la filiera, ci crea dei posti di lavoro, che comunque è una cosa secondo me fondamentale, e ci rafforza un po' anche il nostro sistema industriale, che sennò altrimenti è sempre appeso alle volontà altrui. Che, secondo me la soluzione a un problema globale è una soluzione locale, cioè riportiamo le produzioni in Italia, e per questo dobbiamo fare sistema tutti, sia la politica che i sistemi imprenditoriali. Però secondo me l'occasione è ora, perché se sommiamo il costo di certi materie prime e semilavorati sono la conseguenza, e la scarsità dell'approvvigionamento, se non lo fai ora di riportare certe produzioni in Italia, non lo fai più. Perché questo dovremmo essere focalizzati su questo punto qui. Insomma, ecco, faccio un esempio abbastanza eclatante, me ne viene in mente due. Uno è un po' quello delle biciclette, no? Capirà a tutti andare a comprare una bicicletta e sentirsi dire ci vuole 8-9 mesi, ma perché? In Italia ci sono molti produttori di bici, però fondamentalmente alcuni di questi semilavorati vengono fatti all'estero, ma è sistemati da tutti. Ecco, in quel caso lì so che molte aziende italiane si stanno organizzando per riprodurre quei componenti in Italia. C'è l'esempio delle segherie su in nord-est, cioè dove praticamente era stato abbandonato tutto il taglio del legname, cioè ora a un certo punto c'è un ritorno delle attività boschive, però praticamente non c'è più le segherie in Italia, si deve andare in Austria a portare i legni da tagliare e poi riportare i semi lavorati in Italia. Anche lì cioè, la globalizzazione ha portato all'intera estinzione di intere filiere. Ecco, ora è l'occasione secondo me di riportare nel nostro paese, che siamo bravi a fare queste cose, intere filiere che abbiamo stupidamente secondo me fatto morire. Ecco, secondo me l'occasione è, il problema è enorme, ma l'occasione che si presenta secondo me è ancora più importante. Ecco. Ci vuole la volontà. Da una difficoltà a trarre un'opportunità, chiaro il messaggio, anzi ci torneremo magari in una delle prossime puntate, certo, perché è un tema assolutamente chiave ovviamente da approfondire. Allora io intanto ringrazio e saluto i colleghi di Arezzo e Grosseto, grazie per la vostra disponibilità, ovviamente un grandissimo in bocca al lupo per questo anno complesso in corso, torneremo però a sentirci presto e riprenderemo gli spunti condivisi oggi. Grazie intanto per oggi.
E noi rientriamo in studio per gli ultimi minuti insieme a Carlo Locatelli. Apriremo poi nella seconda parte una pagina molto speciale oggi, perché a proposito di visioni non solo imprenditoriali, ma visioni proprio a 360 gradi sulla socialità e su tanti elementi, oggi andremo a raccontare la figura del professor Sclaven grazie alla presenza qui in studio di Paolo Neri. Prima però l'attualità, Carlo, guardiamo insieme i titoli, allora chiederei alla regia di collegarci con l'ANSA, vediamo i titoli principali di questo momento battuti dall'agenzia, vediamoli nello schermo. Allora, mi chiedono qualche minuto. Intanto, Carlo, mi sembra chiave anche il tema che i tuoi colleghi hanno condiviso, cioè il fatto anche di riportare determinati ambiti di produzione nel nostro paese. Sì, sì, anche perché al di là del secondo posto nella classifica delle aziende manifatturiere in Europa che ricordavi, secondo me l'Italia non può prescindere dal concetto di qualità. Quindi avere materie prime, avere semilavorati fatti in Italia con certe caratteristiche, ovviamente credo in buona parte producono dei prodotti, producono delle macchine o quello che vogliamo mettere sul commercio, sicuramente con dei tassi di qualità maggiori. E questo, ripeto, oggi non è pensabile fare diversamente. Ovviamente la filiera corta incide, ma questo è abbastanza intuitivo, incide anche poi sui prezzi e sui costi di quello della produzione, e quindi sulla marginalità che in qualche modo rimane e che viene poi rimessa in circolo nel nostro territorio. Non per ultimo la parte legata all'occupazione che ricordava Daniele, che in qualche maniera potrebbe essere anche una risposta a quel 30% circa di disoccupazione giovanile che ci portiamo dietro, ce lo raccontiamo, ma le iniziative che a livello nazionale per adesso sono state fatte mi sembrano veramente poco consistenti, e soprattutto non hanno dato i risultati che tutti cercavamo. Ecco. Allora, vi leggo io intanto i titoli dell'ANSA, abbiamo un problema col collegamento con lo schermo grande. Il primo titolo battuto in questo momento è il caso della nave Gregoretti, non luogo a procedere per Matteo Salvini. Scende l'RT che va a 0,86, l'incidenza a 96 su 100.000 persone. Vaccini, il Veneto apre oggi alle prenotazioni per i quarantenni, Lazio dalle 24 per prenotazioni per i 52-53 anni. Gaza, 119 morti, tra cui 31 bambini, Israele lanciati 2000 razzi. Draghi, investire sulle donne e sulla possibilità di avere figli. Questi i titoli battuti dall'ANSA in questo momento. Allora, noi siamo in chiusura di questa prima parte, io ringrazio sentitamente Carlo Locatelli, torneremo presto su queste tematiche. Tra l'altro, Carlo, ricordiamo che nel sito di Confindustria ovviamente potete trovare tutte le informazioni relative anche al tematica che abbiamo accennato prima dell'urgenza delle materie prime e ovviamente tutto ciò che riguarda le normative Covid in azienda. Ricordiamo anche che le aziende del nostro territorio si sono offerte nel piano nazionale di Confindustria per mettere a disposizione i propri spazi per la vaccinazione, quindi un altro segno di coesione nel dire procediamo insieme. Allora, grazie veramente al presidente Carlo Locatelli, un piccolo break pubblicitario e poi rientriamo con il professor Paolo Neri, rimanete con noi. Eccoci tornati insieme per la seconda parte di questa puntata. Oggi abbiamo una veramente grande occasione. Io ringrazio sentitamente il professor e amico Paolo Neri perché avremo la possibilità di conoscere un grande uomo di scienza, un grande uomo a 360 gradi, il professor Achille Sclavo, grazie all'opera di Paolo, che poi ne è il nipote, Achille Sclavo, una biografia familiare.
E devo dire, io mi sono molto emozionata nel leggere queste pagine perché c'è una storia di passione, c'è una storia di amore, c'è una storia di una famiglia, c'è la storia d'Italia all'interno di queste pagine e c'è poi ovviamente il grande legame con la storia della scienza a Siena. Allora Paolo, innanzitutto perché hai sentito l'esigenza di questo ritratto di tuo nonno, di Achille? Insomma, io in qualche modo questo... non voglio dire è stato un incubo della mia vita, ma chiaramente questo personaggio sulla, fin da bambini ci ha influenzato tutto, questa presenza, poi quello che diceva, quello che faceva, lavarsi le mani, era una cosa obbligatoria. Quando io, visto negli, prima del Covid, che non c'era il sapone nelle scuole, pensavo se Achille Sclavo fosse tornato, come se poteva mantenere ragazzi, si spense di tutti i generi, non c'erano i soldi per il sapone per lavarsi le mani, questa è la prima lezione che facevo. Quindi sono cresciuto con questa leggenda, non l'ho conosciuto personalmente, che io sono nato 7 anni dopo la sua morte, lui è morto nel 30, io sono del 37, quindi però i racconti e poi questa fonte di, è arrivata a me delle lettere che per tutta la vita ha scritto continuamente alla moglie, perché viaggiava tantissimo in treno, non in aeroplano, per vedere in Europa, dovunque, era una cosa incredibile e raccontava tutto. Alla Eugenia è l'amore di una vita, lei hanno cominciato, lei aveva 14 anni, lui 15, no. Si sono sposati e lei a 29, lui a 30, insomma è stato un amore di una vita. E questo amore è stata un'amicizia e quindi è tutto su questa viene fuori da, da una lettera che poi ho trovato proprio in ultimi, prima di finire il libro, una lettera a 20 anni, me l'ho riportato un pezzo, dove lui dice a questa, dice io devo, sono povero, devo lavorare, quindi non ti posso sposare, ti sposerò quando avrò, sarò fatta, come succedeva una volta, una posizione. E diceva, magari i tuoi familiari, come la nonna era anche molto bella, aveva un certo patrimonio, e te dirai quello che credi, io non aver fretta. So che spesso le donne e il sentimento sono importanti, riflettici, perché io voglio prima di tutto essere onesto. Si dice, se ti perdessi sarebbe... ma io voglio essere onesto. Già lì c'è la cifra dell'uomo, no? Anni, questo francamente... Quindi sono cresciuto in compagnia di questo... personaggio che forse ha influenzato la mia vita, anche forse nemmeno, insomma, me lo so sentito poi è diventata un'icona. Qui a Siena è conosciuto fondamentalmente per via dell'Istituto Sclavo, ma è una delle cose che ha fatto, perché è un uomo poliedrico, perché è stato uno scienziato quando ha inventato il siero anticarbonchioso, poi un imprenditore quando l'ha messo, poi un organizzatore della sanità, poi non solo un docente, ma un rettore, ha fatto 3 volte il rettore, quindi, e poi in fondo definire un maestro, perché ha diffuso, ha avuto questa, lui era fra l'altro grande amico della Montessori, e quindi quest'idea dell'educazione, una delle molte opere è questa, la propaganda igienica, è un libro scritto in forma di dialogo fra maestro e studente, e scolari, perché l'idea era di insegnare l'igiene attraverso ragazzi, un po' maoista l'idea, no? Quello di prendere i bambini, anche italiani, perché i bambini insegnino agli adulti. Poi questa idea che ora tutti parlano dell'igiene del territorio, e quella era l'igiene del territorio. Claro. È la diffusione, non si può non avere l'igiene concentrata in pochi punti specialistici. E quindi è un mondo. Ci sono degli insegnamenti che secondo me la pandemia forse ha richiamato, perché lui questa famosa battaglia per il colera in Puglia nel 1911, quando l'Italia faceva le esposizioni per dire l'Italia è cambiata, aveva il cinquantenario, poi si apprestava alla conquista della Libia e c'era... il sud dell'Italia, ma non solo il sud, era in condizioni tremende. E questa generazione, perché non è stato chiaramente suo, ma questa generazione post-unitaria avevano un po' ennediani, secondo me, la nuova frontiera, cioè avevano la consapevolezza che dovevano fare un paese moderno e ci sono riusciti. Perché ora noi si parla spesso di questa Italia, siamo sempre abituati a dire all'italiana per dire che le cose sono fatte male, però noi siamo emersi dal
quarto mondo in certi casi, adesso è una delle prime nazioni del mondo. Questa l'ha fatto queste persone. Quella generazione, esatto. Avevano una cosa importante, l'amor patrie. Cioè testimoniare l'amore per tra l'altro per... c'è un inciso in una delle lettere che te riporti appunto della corrispondenza fra Achille Sclavo e la moglie Eugenia, dove lui dice una cosa, lo sai che detesto è la viltà, no? Quindi bisogna essere coraggiosi, bisogna fare e leggendo queste pagine, Paolo, innanzitutto quello che te hai ben focalizzato, e quindi io veramente consiglio questa lettura anche ai giovanissimi, perché si esce dal mito, ossia si esce solo da quella parte su cui il nome Achille Sclavo ovviamente è conosciuto, legato alla storia dell'istituto eccetera, ma leggendo io mi dicevo come ha fatto questo uomo a fare tutto quello che ha fatto in questi anni di vita, lavorando come un matto. È incredibile, Paolo. No, ma questo non è, le vacanze erano per le mogli e per i bambini, per i padri di famiglia non esistevano le vacanze. Lui durante l'estate, all'inizio, queste famose boccette di siero se le faceva con le mani sue, cioè aveva uno che reggeva gli asini, quindi queste cose se le ha tirate su con le sue mani e poi lavorando. C'è anche un altro aspetto che volevo, in realtà viene fuori proprio dall'ultima frase che è ripresa dalla prolusione del 29, per dire l'amore per questa città di uno che non c'è nato e non c'è morto, uno che guardava, fra l'altro ha fatto anche il mediatore fra la pubblica assistenza e la misericordia per il soccorso a Fantini, per cui non si rifiutava anche a svolgere cose locali, gli piaceva il palio, però non ha mai affettato la partecipazione a niente, cioè lo rispetto per questo. E quella frase, direi, l'idea che aveva lui di Siena, che difese, tentavano di portare via il Policlinico a Siena, tutti cercano di portare via qualcosa da sempre, questa è una città sottoposta a saccheggio spesso, e lui si oppone, si dice, e quella è la frase, e quella dice, ci deve insegnare una cosa, che l'amore di questa non è solo di quelli nati nelle lastre, a volte noi nel mondo del palio cose pecchiamo di rionalismo, è vero. Non capiamo che cosa è ciò che abbiamo fra le mani e dobbiamo accettare quelli che ci portano a fuori, che si innamorano, perché questa è una seduttrice tremenda. Io ho portato tanta gente al palio, premi nome, gente, e non lo so, ci sono tante città d'arte, ce ne sono, è pieno, siamo circondati, ma questa c'ha un fascino particolare, e quindi questa è una risorsa nel mondo di oggi, non invito alla chiusura ma all'apertura, certo, all'attrazione. Ma vedi, ci fai un ritratto dall'interno? Guarda, mi viene in mente questa domanda perché sfogliando vedo proprio questa foto dove ci sono i figli di Achille Sclavo, Piero, la Teresa, Eugenio, Rosalia e poi la tua mamma Matilde, sì, che è la più piccolina della famiglia. Che idea ti sei fatto anche dai racconti di tua madre, ovviamente? Mamma era la più piccola e aveva queste due sorelle che anche molto belle, anche per bella statura, poi fra l'altro avevano, la zia Rosalia aveva una voce da contralto, cantarono anche nella messa dal Requiem che il Conte Chigi organizzò con Boito per l'inaugurazione e restauro della facciata di San Francesco. Erano due, e poi c'era questo fratello Eugenio che era, fece insomma un contrasto col padre importantissimo, sì. E poi quando lui poi smette, fa il matto, comincia a mettersi, si laurea in medicina, l'addolcimento del rapporto fra questi due, perché in quelle generazioni lì il contrasto padre figlio era molto frequente, anche poi diventa anche politico, era liberale e invece Eugenio fascista, e diventa siete stati scontro. Tanti, non è questa spaccatura e poi invece Piero poverino che era più malato di tutti e muore a 18 anni e la mamma era soprattutto il fratello Eugenio, queste cose che faceva. E il rapporto familiare è molto diverso, ora siamo molto più vicini ai figli e cose, ma era molto più rigido, intanto la scuola, insomma,
quello che hanno gli inglesi, never complain, never explain, che bisogna, le emozioni si tengono, non si devono. Le zie furono due infermiere straordinarie, la zia Rosalia, non so quante presenze fece, la zia Teresa si era specializzata a assistere i moribondi, che erano i suoi coetanei. Claro. Pensava a assistere un ragazzo di 20, di 30, sì, cose, che muore. Cioè, ci vuole... un bel piglio, una bella stoffa. Una storia quindi che abbraccia anche tanti elementi diversi della ricerca scientifica, perché anche qui, volte un po' nella banalizzazione dell'eccessiva sintesi, quando si pensa a Achille Sclavo si pensa solo al lavoro sui siti. Sì, sì. In realtà lui ha avuto un approccio veramente multidisciplinare, Paolo. Sì, soprattutto fra l'altro in quella cosa che nessuno racconta, per esempio, lui non è non si dedica ai vaccini, lui si dedica più un farmacologo, perché lui è fatto. Esatto. Poi è bellina la storia della iodogelatina, sì, che fu quella, poi fra l'altro è esportata in tutto il mondo, questa iodogelatina, ma questa risponde a un'esigenza sanitaria precisa, a combattere gli effetti della scrofola, che era una malattia diffusissima, una specie di malattia simile alla tubercolosi. E quindi lui si inventa, e fra l'altro da un punto di vista chimico, una bella pensata di far combinare chimicamente lo iodio sui residui della gelatina. Quindi aveva una bella preparazione di chimica, l'ho visto perché lui è dai libri, dalle sue cose, quindi è un'idea. E poi gli estratti d'organo, queste scimmie, la simiormina, veramente la formula l'aveva inventata il medico del Senato, per i senatori si vedevano bisogno un po' di una sorta di Viagra, ma si vendeva tantissimo negli harem questa roba. E queste scimmie hanno dato luogo, c'è tutta un'aneddotica su queste scimmie, ora poi non volevo raccontare, però poi mi avrebbe portato fuori. E gli scherzi che veniva, che lo zio Neno inventava con queste scimmie, sì, fino a farla mangiare, insomma, questa è un'altra storia. Ma quindi lui è continuamente, passa continuamente. E poi l'università. Lui, fra l'altro, è un grande devoto di Santa Caterina, sì. Infatti fa l'istituto cateriniano perché, Santa Caterina è quella, ha detto, se non avrai vittoria, se non avrai battaglia, non avrai vittoria. Quindi l'impegno di Santa Caterina è paliesco. Non è vincere, è mettersi in gioco. Esatto. È la prima vittoria, è contro contro la propria pusillanimità. No? Esatto. Quando ti metti in gioco, poi va come deve andare, però la prima vittoria è quella. E lui, cioè, questo la trovava molto consona a questa sua visione del mettersi, di far battaglia. Il mai fermarsi anche proprio in termini fisici, perché come diceva il professor Neri, Achille Sclavo ha viaggiato in lungo e largo l'Italia, l'Europa, e queste lettere, in questo epistolario con la moglie, c'è proprio sono delle fotografie di storia italiana e europea. E come giustamente sottolineavi tu, Paolo, andando indietro di pochi decenni, perché di questo si tratta, avevamo una situazione, i racconti che lui fa della Sardegna, della Puglia in particolare, veramente drammatici. Era drammatico, in Sardegna c'era il trachoma, una malattia africana, oltre la malaria, oltre, cioè, questa, racconti di Nebida, era un villaggio di minatori, dove si mangiavano il salario, lavoravano doppio turno in miniera, 16 ore sotto miniera, mangiavano i fichi d'India. Cioè, questa descrizione è incredibile, il racconto poi di quella Verbihara, di quel che è successo, anche durante Elia in Puglia, le rivolte, cose. È un mondo, però noi siamo emersi da quel mondo lì. Dove siamo ora? Abbiamo fatto un lungo percorso, dovremmo continuare a farlo. Sai, io penso che dovremmo smettere di fare le passeggiate storiche e cominciare a correre il palio. Esatto. Specialmente a Siena. Troppa passeggiata storica, bella passeggiata storica ci vuole, però poi bisogna, ci vuole il nervo e correre il palio. Ora bisogna correre il palio, ci vogliono Fantini.
non più i sovrallassi. Concordo. A proposito di questo, e poi faremo un accenno anche a un'attualità importante che riguarda la tua famiglia e i tuoi figli, un impegno importante a livello industriale, ma prima di parlare dell'oggi, c'è un'altra figura che io trovo veramente molto affascinante. Te in maniera molto elegante lo accenni e basta nel libro, che ovviamente è dedicato a Achille. Quando muore il professor Sclavo nel 1930, c'è il tema ovviamente di gestire questa azienda complessa. Ci sono dei passaggi, ci sono dei problemi, e a un certo punto la famiglia decide che proprio il tuo papà, il grande pittore Dario Neri, deve dare un aiuto. E io questo passaggio l'ho trovato di un delicato, intenso, complesso, cioè immagino un uomo che per un senso di servizio alla famiglia si mette al lavoro. Il babbo era un uomo molto empatico e la nonna li voleva molto bene a sto genere. A un certo punto la nonna si accorge che i conti non tornano più dopo il 30, e allora dice: Dario, per favore, mi guardi un po' come mai. E lui fa una piccola indagine e scopre che fra l'altro c'è una cosa non ho omesso, e che ho un legame con la Robur, che sto lì che porta, perché il nonno, cioè la procura, è detta nel 24 a questo signore, che era un personaggio fuori dallo sport, ampia, completa, cioè non era una società per azioni, era il procuratore, cioè aveva la procura. Come ci è arrivato? L'ho scoperto grazie al dottor Negro, che è stata alla destra della Robur nel 21, 22, 23, poi ha avuto una sorte terribile perché è stato assassinato nel 45, e insomma la vicenda del dottor Negro è nota, si può trovare anche in internet. E questa tanto il babbo si accorge, risolve il problema, lui faceva il pittore, faceva la sua vita per trovare, vabbè, lui dice va bene, mi metto, e si mette e fa tre cose cruciali. Primo, aumenta le scuderie, perché in quel periodo guerra d'Afra, guerra di Spagna, guerre da tutte le parti, per cui nel 39 arrivarono ancora le commesse dall'Inghilterra, perché ancora l'Italia si pensava rimanesse neutrale, arrivavano commesse sia l'antitetanica che stereobepi, che era fondamentale. Poi fece l'organizzazione commerciale, tutte le filiali per organizzare i trasporti, non è come ora, ci voleva tutti questi depositi. E poi il suo talento di grafico, la parte grafica, fra cui il marchio, quel marchio che ora è stato preso dall'Achilles, noi non abbiamo diritti, lo so, però insomma, per rispetto sarebbe bene lasciarlo dove deve stare, perché l'ha fatto lui con le sue mani, anzi credo nemmeno l'abbia fatto per lo sclavo quanto per il cognato, come ex libris, quindi io non posso rivendicarne la proprietà, ma il rispetto sì. E poi è bello anche come avviene questo amore fra la mia mamma e noi, cosa, perché visto poi ce l'ho scritto, perché no, ma la cosa, la mamma era l'intellettuale, era musicista, che gli piaceva l'arte. Vide questo, la prima volta che vide il mio babbo, e non era molto alto, era piccolo, la mia mamma disse, mi pareva anche buffo, poi gli detti la mano e abbia una scossa elettrica e disse, questo sarà il mio marito. Questa, chi pensa a queste cose, ma in realtà così successe. Quindi anche lì c'è sotto un amore, insomma, perché poi alla fine è tutto lì. Cioè, quello che conta. Allora, a proposito di forti legami familiari, io ho avuto l'onore la scorsa puntata di questo forum dedicato all'economia dei nostri territori di raccontare una storia importante dell'oggi, quella della Philogen, la sua quotazione in borsa, i progetti ambiziosi di questa realtà che viene guidata dai tre figli del professor Paolo Neri. Quindi qui ti chiedo un po' un orgoglio come padre, perché insomma veramente questi ragazzi, che ormai sono uomini adulti, ma hanno veramente questa coesione, questa energia e anche questo equilibrio, perché poi lavorare insieme in un'impresa non è mai facile fra familiari. Si vogliono bene, questo è vero, e soprattutto hanno una grande verecondia, nel senso non sono molto riservati, non gli piace molto, insomma, ora poi i fatti mi pare anche giusto invece di certe cose doverle raccontare, dire, perché, certo, non per farsi titoli nobiliari, ma perché insomma è una tradizione, questa viene da lontano e quindi rimane, perché poi è un patrimonio di idee, di modo di vedere, che poi non è di proprietà esclusiva della famiglia, è una proprietà di un certo mondo, certo, che si è perduto e che secondo me nei tempi che verranno conviene fare. Fra l'altro
e anche per quanto riguarda il passare dal passato al presente al futuro, è questa, i vaccini, il futuro dei vaccini è un futuro che richiederà un'enorme quantità di ricerca, sia per renderli più efficaci e efficienti, ma addirittura forse per sostituirli, che la vaccinazione non è poi quel tocca sana, e lo vediamo, è un'arma ancora abbastanza primitiva, perfezionata, gli ultimi vaccini, ora con l'RNA, è una cosa che mi sarei nemmeno mai immaginato, però c'è una serie di problemi che la vaccinazione è quello che abbiamo, è l'arma che abbiamo in mano. Però trovare un'alternativa. Ma la vaccinazione fa l'altro, non so, è costa la vaccinazione. I vaccini costano poco, ma la vaccinazione costa tanto. Esatto. Quindi bisogna arrivare a forza di ricerca, ci vuole ricerca, 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 e qui forse a Siena ci abbiamo per far dire qualcosa, forse più che in altri posti, perché oltretutto ci vuole la conoscenza della produzione, non basta l'invenzione. Io ho vissuto tutta la storia della polio con Sebin, come è stata l'integrazione fra quello che aveva inventato, e fra l'altro è una storia anche quella da raccontare, e per esempio il professor Falchetti, Piero Valenzin, che hanno poi concretamente il processo di produzione dei vaccini, non è indifferente, non è una cosa che si affida a una macchina, per esempio addirittura è tutta a base di scimmie, non so quante scimmie abbiamo sterminato oggi grazie alla PCR e tutti... Chiaro. E quindi però non è finito il discorso, noi evidentemente abbiamo visto i limiti dei vaccini, non è, e il problema non è nella sicurezza, questo è un problema che ha richiesto molti disastri prima di arrivare alle norme di oggi, perché ci sono, la via dei vaccini è punteggiata, i Novax sono indubbiamente un qualcosa di razionale, ma nel l'accordo collettivo ci sono, oggi questo grazie soprattutto a metodi moderni, a clonazione del DNA eccetera, è superato, però l'efficacia, l'efficienza, la durata, si dovranno ripetere in continuazione. Come si fa questa storia? E si può eliminare la siringa, certo, che fu la grande trovata del polio. Sono tutte cose che c'è tanto da lavorare, fino ad arrivare forse anche a sostituirli con qualcosa di realmente nuovo. Allora, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma io prendo già la promessa a Paolo di rivederci presto per riprendere questi temi, perché come vedete sono veramente degli spaccati di storia, di medicina, storia sociale legata al nostro territorio, legata ovviamente a livello internazionale, perché quando si parla di scienza ovviamente non c'è confini nazionali, e poi la figura di questa grande persona a tutto tondo che il professor Paolo Neri ha veramente avuto il merito di raccontare nei suoi molteplici e sfaccettati aspetti, tutti collegati però veramente dalla grande etica del fare, e quindi questo è un esempio attualissimo per tutti noi, a maggior ragione visto che adesso da fare ce ne sarebbe molto per ricostruire un po' il tempo nuovo post pandemia. Paolo, sempre un onore per me. No, grazie a te Virginia, troppo gentile, io ti ringrazio tanto. E veramente consiglio a tutti questa lettura per scoprire di più su Achille Sclavo, una biografia familiare. Grazie infinite. Grazie Paolo, grazie a voi per averci tenuto compagnia, l'appuntamento è per la prossima settimana.